Esposito, slalom di Amendolara, prima gara del 2024, le tue sensazioni, i tuoi programmi. Primo slalom anche della mia vita, ho preso parecchi birilli, peccato, non avevo fatto anche un bel tempo, però le gare si vincono senza birilli. Niente, oh, veramente bello, attendiamo qualche salita, speriamo bene quest'anno di fare qualcosina in più. Vabbè, quindi è un anno di apprendistato anche nei birilli per te. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci proviamo anche alla prossima a Morano. Non mancate, chiunque veda questo video, venite a Morano perché l'abbiamo organizzato noi di Sparco Chiuso. Siamo un'associazione di ragazzi e vogliamo riportare la salita a Morano. Allora, diciamo che lo slalom si farà sul mitico percorso della Morano Campotenese. Sì. 11-12 maggio, partenza dopo il Ponticello, veramente sarà una bella gara. Va bene, bella. Tutti invitati allora. Ciao, grazie. Ciao belli, ciao. Siamo all'RS 1006, terzo classificato Mattia Esposito. Io mi metto un numero 9 e ci metto anche a me. Mattia Esposito, eccolo lì che sta arrivando, con Cosenza Corse. Il secondo classificato, un suo grande amico Carmine Roberti. Vince l'RS 1006 da Luzzi del Cosenza Corse, Marco Gardi. Marco Gardi. Ogni tanto, vabbè, non possiamo dire che sono le batterie, quindi. Marco Gardi Massimo vince anche l'assoluto della categoria Racing Start, il gruppo RS.